Quando dobbiamo scattare una foto, le cose importanti, soprattutto se scattiamo ad un amico, ad una modella, le cose veramente importanti sono due, a parte la macchina fotografica e l'esposizione: la luce e la posa. Di posa ne abbiamo già parlato in uno degli altri ebook che trovate pubblicati sullo store di Total Photoshop. Questo giro ci siamo concentrati sulla luce. La luce che è per definizione la protagonista assoluta della fotografia. E in questo manuale mi sono voluto dedicare a come funziona la luce in fotografia, come posizionarla, quale sceglierla, come angolarla per ottenere quale tipo di effetto sul nostro soggetto. Per fare questo non avete bisogno di apparecchiature ultra professionali, non c'è bisogno che spendiate un sacco di soldi torce, in bank, in softbox, eccetera eccetera. Tutto quello con il quale potete partire è semplicemente il vostro flash, un ombrellino oppure un kit fatto in casa che vi spiego come realizzare molto molto semplicemente. Fatto questo, potete subito iniziare a sperimentare le formule base, gli schemi di illuminazione base per capire come domare la luce e ottenere l'effetto di chiaro e scuro che più vi interessa ottenere sulle vostre foto. Ci sono diversi schemi di luce che affrontiamo in questo ebook, da quelli base, ossia luce frontale, luce laterale, luce posteriore o retroilluminazione, fino ad arrivare a schemi di luce più interessanti come la luce Rembrandt, tipica luce da ritratto, ma non solo. Faremo un volo radente con esempi pratici, con foto fatte e realizzate apposta per questo manuale, per capire cosa succede quando posizioniamo la luce in una determinata maniera, in una determinata posizione, con una certa angolazione. Da questo momento in poi quindi sarete in grado di realizzare non solo ritratti ma comunque scatti molto personali utilizzando la luce che decidete voi con il risultato che decidete voi.